Ciao a tutti, oggi faremo l'unboxing e l'installazione della nuova Fire TV Stick Lite. Sistema aggiornato, come al solito andremo ad installare Kodi e configureremo il nostro NAS. Faccio questo video in quanto la procedura di configurazione è cambiata rispetto alla precedente versione. Solito manualetto. Altra documentazione, telecomando, cavo USB standard, micro USB. La nostra Fire Stick, tipica presa HDMI, e qui abbiamo l'adattatore per una facile installazione qualora avessimo problemi di spazio. Consiglio sempre l'utilizzo di questo adattatore in quanto pare che la ricezione del segnale Wi-Fi sia leggermente migliore. Batterie, naturalmente Amazon Basic, e il nostro alimentatore da 1 A. Procediamo con l'installazione. Abbiamo inserito le batterie nel telecomando, data alimentazione alla nostra Fire Stick con l'alimentatore uscito a corredo, collegata alla porta HDMI. Ecco qui che il televisore ce l'ha riconosciuta. Teniamo premuto il tasto Home per 10 secondi. Perfetto, andiamo avanti. Scegliamo la lingua. Italiano, diamo l'ok. Controlliamo se ci sono aggiornamenti. Abbiamo trovato un aggiornamento. In automatico la Fire Stick lo sta eseguendo. Mi ha riconosciuto già l'account. Per comodità io accetto all'utilizzo dei cookie. No, voglio fare un'installazione pulita. Mi scelgo le app preferite. Ok, fine, attiviamo il parental control, adesso installeremo l'app Kodi che ci permetterà di accedere ai file del nostro NAS, in questo caso io ho un QNAP TS251D. La procedura è leggermente diversa rispetto alla versione di Fire TV Stick precedente. Nella versione precedente eseguivamo l'installazione di Kodi e ci veniva data la possibilità durante l'installazione di autorizzare l'installazione di app da fonti sconosciute. In questo caso invece dobbiamo prima consentire l'installazione di app da fonti sconosciute e poi cominciare l'installazione di Kodi. Andiamo sulle impostazioni. La mia Fire TV, andiamo su informazioni, premiamo il pulsante seleziona per 7 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo attivato l'opzione sviluppatore, stanno ancora proseguendo gli aggiornamenti, attendiamo, ecco qui abilitata la sezione opzioni sviluppatore. Torniamo indietro, andiamo alla home, andiamo sull'App Store, cerchiamo Downloader, scarichiamo quest'app che sarà quella che ci permetterà di scaricare app in esterna da internet.
apriamo l'app downloader. Consentiamo l'accesso ai contenuti. Adesso andiamo nella barra di ricerca e scriviamo Kodi.tv. Diamo l'ok, go, scendiamo in basso e andiamo al pulsante download, eccolo qui, diamo l'ok, accediamo, andiamo ancora in basso e scegliamo Android, in quanto la nostra Fire Stick è basata su Android con processore ARMv7 a 32 bit. Pigiamo, attendiamo il download. Download di Kodi eseguito, installa. Adesso Downloader ci dice di consentire l'installazione di app sconosciute. Andiamo su impostazioni. Noi abbiamo già eseguito le opzioni sviluppatore, ecco qui, installa app sconosciute, download, diamo l'ok, l'abbiamo abilitato a installare da fonti sconosciute, torniamo indietro, ancora indietro, eccoci tornati all'app downloader con Kodi in attesa di installazione, installa, installazione di Kodi partita, scendiamo in basso, pigiamo su installa, applicazione installata, avviamo Kodi. Continua, consentiamo l'accesso ai file multimediali. Questa che stiamo installando naturalmente è la versione aggiornatissima di Kodi, l'ultima. Adesso andiamo a configurare l'accesso al nostro NAS. Scendiamo in basso, andiamo su Videos, Files, Add Videos, andiamo su Browse, scendiamo in basso su Add Network Location. Su server name inseriamo l'indirizzo IP del nostro NAS, diamo l'ok, in basso inseriamo l'username per l'accesso al nostro NAS, diamo l'ok, inseriamo la password, diamo l'ok, diamo l'ok. Ecco qui il nostro NAS, accediamo, la cartella che mi interessa è questa qui, QNAP TS251D, do l'ok, vado sulla destra, ok, in basso ok, ancora su ok, ed ecco qui che abbiamo configurato e salvato l'accesso ai file del nostro NAS. Facciamo un tentativo. Accesso eseguito, facciamo una prova, cartoni animati, Walt Disney, ne prendiamo uno per fare un test, perfetto, funzionante al 100%. Spero di aver fatto cosa gradita, grazie a tutti per aver visto questo video, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima.